Vedete tutte le valigie qui dietro? È perché stiamo partendo per un weekend in cui mi dovevo rilassare. Ma mi sono alzato la mattina e ho appena scoperto che il monitor di questa macchina fotografica si è rotto, non so per quale strano motivo. Quindi io farò solo riprese al buio, non saprò se mi sto riprendendo, vedrò tutto alla fine di questi 3 giorni. Quindi abbiamo iniziato la mattina bestemmiando il signore. Ne ho tirate così tanto che è sceso lui personalmente a chiedermi quale fosse il problema. Allora, partiamo. Prima domanda, me l'avete chiesta in un botto, quindi facciamo prima a riassumerle tutte così. Il vostro caro Turi? No, il vostro caro Turi non si può sentire. Il vostro Turi si chiama Del Turco Matteo e sono del 94. Per tutti quelli che mi chiedono di dove sono, avete detto sardo, avete detto veneto, avete detto oh, hai rotto il cazzo. Della Puglia, perché c'è una città che si chiama Turi. Alcuni però l'hanno capito. Dalla mia totale mancanza della S, sono romagnolo, sono di Rimini, cioè in realtà sono toscano da parte di mio babbo e romagnolo da parte di mia mamma. Quindi quando parlo mi manca la C che non hanno i toscani, mi manca la S che non hanno i romagnoli, mi manca praticamente tutto l'alfabeto. Parlo io con 5 lettere in tutto l'alfabeto. Guardate che inquadraturina matta che vi ho trovato. Ogni tanto devo controllare se c'è qualcuno che mi guarda. The Lox mi chiede, Sara, hai i capelli freschi? No. Ora sì. Oh, mi sono spostato dentro perché lì di fuori c'era percussionista professionista di ringhiere. Ci sono delle domande interessanti, Sara. Tipo Just Me mi chiede: YouTube sarà il tuo lavoro? Allora, fino a che non inizierò a portare Clash Royale o Challenge o il bagnetto al mio cane, non credo. Spero il mio canale abbia molto seguito perché mi piace interagire con molta gente. Se poi un domani diventerà un lavoro, sono solo che contento. Cambiamo un attimo. Davide Floravanti: come valuti il calciomercato della Fiorentina? Così, per chi non lo sapesse, hai una squadra del cuore? Io tifo Fiorentina. Mi dici perché? Che cosa hai fatto di male? Perché mio babbo è toscano e quindi mi ha trasmesso il cuore viola, che è più una sofferenza, perché mentre magari chi è juventino sa che vince le partite tranquillamente, soprattutto le finali di Champions League, noi tifosi viola dobbiamo soffrire qualsiasi partita e il massimo che potremo vincere sono ogni anno la Coppa del Nonno. Fare la Fiorentina è una goduria, ma allo stesso tempo è una sofferenza incredibile. Per cosa sarebbe una goduria, scusa? Perché quando vinci fai festa matta. Se quando vinci Fiorentina è festa matta. Andrea Pinto Folicardi: ti metterai o sei già in contatto con altri youtuber per fare collaborazioni? Se sì, con chi? Ti metterai o sei già in contatto con altri youtuber? No. Nel senso, no, non sono in contatto con nessun altro youtuber, semplicemente perché non ho la sbatta io di andare a chiedere ad altri youtuber: vuoi fare un video con me? E ci passiamo gli iscritti, eccetera. Preferisco fare da solo. L'unico con cui le ho fatte sono Stex, ma perché mi ci trovo come ragazzo. Metterai, nel senso, in un futuro, spero di sì, per fare una collaborazione con uno youtuber, se poi è più grande di iscritti, ben venga. Però deve essere uno youtuber che faccia dei video che piacciono in primis a me. Cioè, se uno porta dei video che a me mi fanno schifo, anche se c'hai 600.000 iscritti, non penso che la faccio. Oddio, se c'ha 600.000 iscritti, anche se il video mi fa schifo, passo sopra. Però nel senso, deve essere uno youtuber che sia simile a me o che perlomeno mi piaccia. Se no non credo di farla, anche se sei più grande di me. Ma non perché me la tiro, gusti personali. Questo è rispondo quando torno a casa. E siamo qui, dove praticamente mi vedete in tutti i video, per finire di rispondere alle ultime domande che mi avete fatto. Perché c'è stato il problema
che vi ho detto durante il video. Avendo la reflex rotta, ovvero il monitor della reflex rotta, quindi non vedevo cosa riprendevo, se l'avevo ripreso, non potevo rivedere quello che avevo scattato o fatto, indovinate quale filmato è saltato? Quello dove rispondo alle domande. Quindi tutta la postazione figa che avevo fatto la reflex non ha ripreso e io non me ne sono potuto accorgere perché non vedevo una sega. Quindi vi finisco di rispondere a queste domande. Simone 48225, cazzo c'hai, Liban? Quando ti è venuto in mente di aprire un canale YouTube e perché? Ciao Turi, sei un grande. Allora, ciao Simone, mi sembri familiare ma non so chi tu sia. Allora, quando mi è venuto in mente di aprire un canale YouTube e perché? Io ragazzi seguo YouTube dal 2011, vuol dire che praticamente sono 6 anni che io mi guardo i video degli altri YouTuber. L'anno scorso, precisamente verso settembre, ho deciso di iniziare a caricare video perché sinceramente mi piace il fatto che tu lavori a qualcosa e ne viene fuori un video che può regalare qualcosa, un'emozione, può regalare, ti può far ridere, ti può emozionare, ti può stare sul cazzo, e mi piace stare lì a spattacare sui video, inventarmi sempre qualcosa di nuovo, superare diciamo i miei limiti ogni volta, cercare di spingermi oltre per portarvi qualcosa di bello. Un altro motivo è perché mi piace quello che c'è tutto intorno a YouTube. Se arrivi a un certo livello, mi piacerebbe tipo entrare in contatto con aziende che sarebbero interessate al mio canale. È qualcosa che ho costruito io da zero senza aiuto di nessuno. E quindi se un domani capitasse, sarei felice. Una domanda che interessa molti: quanti joystick hai rotto giocando a FIFA? Di joystick non ne ho rotti così tanti, ovvero non una quantità spaventosa. Cioè, magari alcuni hanno degli ammacchi, qualcuno non funziona un tasto, qualcuno la levetta è un po' storta, però i joystick alla fine vanno. Quello che io rompo di più è quello che ho attorno, ovvero una volta, spero non lo veda mai mia mamma questo video, ho dato un cazzotto a una sedia e quella sedia purtroppo non ce l'ha fatta. Un joystick una volta dal nervoso l'ho tirato talmente forte che l'ho incastrato, adesso ve lo faccio vedere, in questi buchi qui del termo. Cioè, si passa a malapena un mio dito, se vedete. Ecco, pensate che io ci ho incastrato un joystick, joypad, come cazzo si chiama. Quindi per quelli che mi vengono a dire ma perché ti incazzi, è inutile, c'è chi si incazza per queste cose, anche se inutili, c'è magari te che mi dici che sei inutile, collezioni francobolli, per me è una cazzata. Posso incazzarmi? Alla fine non spacco niente di vostro, è tutta roba mia, me la compro con i miei soldi, quindi se la voglio spaccare e poi dopo me la ricompro, non c'è bisogno che mi fai i conti in tasca, stai tranquillo che i soldi a te non te li chiedo. Morgan, pronunciata all'inglese per fare il figo, guarda il futuro del canale. Al momento ci sono giochi che ti ispirano e che vorresti portare sul canale al di là dei soliti Rainbow e FIFA? Non so se sto discorso si è capito, ve lo rispiego in due secondi. Vi porto tutti i giochi che mi piacciono a me. In questo momento c'è FIFA e Rainbow. Se in un futuro ci saranno giochi che mi piacciono e che voglio giocare anche con voi, ve li porto tranquillamente sperando che voi mi seguiate. Un progetto che ho è quello di portare anche dei let's play, quindi dei giochi con la campagna, e vi porto quella. Ultima domanda, Gale77 mi chiede se ho la ragazza. Shit, no, shit, no!